Mattia Caldara andrà a giocare al Venezia, in prestito con diritto di riscatto. Mattia, per la seconda volta di fila, andrà via dal Milan, sperando di trovare spazio, condizione e un riscatto personale ancora prima di quello relativo al cartellino. Speriamo tutti che ce la possa fare, ma la vera domanda che penso in tanti si siano posti è: cos'è andato storto con Mattia Caldara? Se riavvolgiamo il nastro di 3 anni, chi mai si sarebbe aspettato di vedere questo giocatore, all'alba dei 27 anni, giocare in una squadra neopromossa? Con tutto il rispetto per il Venezia. Stiamo parlando di quello che tra il 2016 e il 2018 era considerato quasi universalmente come il più grande prospetto del calcio italiano, il difensore del futuro, quello che avrebbe guidato la nazionale per anni e che venne addirittura preso dalla Juve come sostituto futuro di Bonucci e Chiellini. Com'è possibile che quel giocatore, che sembrava davvero insuperabile e dotato di qualità tecniche e fisiche straordinarie, abbia fatto una fine simile? Non lo so. I primi dubbi giunsero fin dal 2018, a essere onesti. Quando la Juve lo lasciò partire verso il Milan in cambio di Bonucci, qualcuno, per la verità in pochi, iniziò a guardare con sospetto al giocatore. Possibile che la Juve lo faccia partire così? Per Bonucci poi, che si è lasciato malissimo con Allegri e tutti gli altri, però appunto erano in pochi quelli che la pensavano così. E anzi al Milan Mattia venne accolto come uno degli acquisti più importanti, nonché costosi, dell'ultimo decennio. Presentato insieme a Higuain, Caldara fu uno dei primissimi acquisti di Leonardo e arrivava con un destino ben chiaro davanti a sé: diventare uno dei perni della rinascita del Milan, costituendo insieme ad Alessio Romagnoli il futuro della difesa rossonera e della nazionale. Tuttavia, fin da subito, le cose non andarono come sperato. Dopo aver passato in panchina le prime 3 partite, con l'allora allenatore Gennaro Gattuso, che preferì iniziare la stagione con la rodata coppia Romagnoli-Musacchio, a settembre iniziò un calvario durato anni e anni. Caldara fu colpito prima da dei problemi muscolari per 5 partite, poi, rientrato in tempo per accomodarsi in panchina nel derby perso al 90esimo per il gol di Icardi, si rifece male. Ancora più seriamente, la settimana dopo, laceramento parziale del tendine d'Achille, che lo tenne fuori per ben 16 partite. Quando tornò, Gattuso lo tenne in panchina per 8 partite, sperando che di settimana in settimana potesse rientrare del tutto in forma. Ma poi, a maggio 2019, con il Milan in piena corsa Champions, ecco la mazzata: rottura del crociato. Caldara finì la sua prima stagione al Milan senza scendere mai in campo in Serie A, neppure per un minuto. Si apprestò a passare l'estate riprendendosi dalla rottura del crociato, sperando in più fortuna nella stagione successiva. Restò fuori per infortunio fino a ottobre. Una volta tornato arruolabile, comunque non scese mai in campo nemmeno con Stefano Pioli, subentrato a Marco Giampaolo. A gennaio 2020 partì, provando a lasciarsi i suoi demoni alle spalle. A proposito di demoni, Mattia ha più volte detto di amare i classici russi, in particolare Dostoevskij. Nel suo capolavoro per eccellenza, Delitto e Castigo, uno dei temi principali è che la salvezza è possibile per tutti e che attraverso la sofferenza sia possibile per tutti arrivare a un bene più grande. Dopo aver sofferto per 1 anno e mezzo a Milano, Mattia provò a tornare a casa sua, in questa sorta di viaggio dell'eroe un po' strano, tornare da dove è ripartito, ma cambiato, per vedere le cose da un'altra prospettiva. Purtroppo però, nemmeno all'Atalanta le cose andarono bene. Anche se sì, la prospettiva era cambiata. Se prima Caldara era titolare inamovibile nonché uno dei difensori più forti del campionato, nella sua seconda avventura bergamasca, salvo rarissime eccezioni, finì ai margini del progetto. E dopo 1 anno e mezzo negativo, ecco che Caldara tornò al Milan, ma giusto per 1 mese, per poi passare appunto al Venezia. Perché Mattia Caldara ha avuto un calo così? È stata colpa delle pressioni che gli abbiamo dato al Milan? È stata colpa dei tanti troppi infortuni che ne hanno limitato le prestazioni? È semplicemente stata sfiga e questi fattori si sono sommati tra di loro? Non lo sappiamo. In ogni caso, come sa Mattia e come sapeva bene anche Fedor Dostoevskij, la salvezza è possibile per tutti, specialmente per chi ha sofferto tanto. Sì, Dostoevskij era cristiano. 3 anni buttati per un calciatore sono tantissimi, ma nel caso di Caldara potrebbero non essere più di tanto un problema. Ora fa strano dirlo, ma vi ricordate quanto noi milanisti ci fossimo incazzati quando avevamo preso Chiesa al suo posto, nonostante tutti gli infortuni del buon Mattia? Le sue qualità le abbiamo sempre viste e per tanto tempo, soprattutto all'Atalanta. Gli ultimi tempi sono stati devastanti, ma nulla è ancora perduto. Mattia ha 27 anni, se dovesse finalmente ristabilirsi a livello fisico e mentale, avrebbe davanti a sé un futuro ancora abbastanza lungo. Certo, in questi anni sono cambiate prospettive e aspettative, ma poco importa. Anche Raskolnikov, alla fine di Delitto e Castigo, a suo modo, trova la sua serenità. Mattia non ha commesso nessun delitto, ma ha ampiamente subito il castigo della sfortuna. Speriamo che a Venezia possa finalmente risorgere, e nella città italiana dove l'acqua è dappertutto, chissà che Mattia Caldara non possa lavarsi di dosso il suo recente passato e rinascere come un calciatore nuovo. Io, personalmente, anche se non l'ho mai visto al Milan, ci spero davvero tanto.